Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Inter Benfica finisce 3-3. Non riusciamo a portarci a casa la vittoria, ma stasera poco importava perché l'Inter è in semifinale dopo 13 anni di lunga attesa e torna a giocare una semifinale che sarà un derby Inter Milan che io quando abbiamo giocato gli ultimi due, cioè la semifinale del 2003 e il quarto di finale del 2005, era ancora troppo piccolo per ricordarmeli, quindi non mi ricordo nessuno dei due e spero che il mio primo ricordo di un derby sia in Champions League sia un qualcosa di veramente positivo. Ma parlando di stasera, un Inter che, ragazzi, io più che dire che se l'Inter entra in campo con carattere può giocarsela effettivamente con qualunque squadra, a parte le ingiocabili. Io credo che a livello italiano e europeo sono poche le squadre ultra superiori all'Inter con cui non puoi giocare. Le altre sono tutte con cui puoi giocare, poi puoi perdere, naturalmente, come con Milan, come con Napoli, come con la Juve. Però con tutte te la puoi giocare se giochi così. Ed è questo che mi dà fastidio in merito alle partite di campionato, ad esempio la partita di sabato, che si vedeva che era un'Inter entrata senza carattere, perché se l'Inter entrava con metà del carattere entrato stasera, credo che non dico avrebbe vinto, ma sicuramente avrebbe creato qualche occasione in più, sicuramente avrebbe colto di più, cioè, avrebbe raccolto di più. E quindi sì, rimane il discorso di testa, di approccio alle partite, che se giochiamo con queste squadre qua, con questo blasone, con queste cose così, entriamo in una maniera diversa. L'Inter oggi è entrata benissimo, poi ovviamente la partita sul 3-1 è andata in discesa perché eravamo in vantaggio di 4 gol, quindi ci può stare che alleggerisci un attimo e prendi due gol, anche perché comunque era entrato D'Ambrosio, cioè sono state un po' di cosette, quindi un po' di casini, Onana non al meglio per la pallonata al naso, quindi alla fine mi rode non aver vinto perché comunque alla fine la potevi vincere sta partita pure per ranking, però ovviamente l'importante è a lungo andare. Se mi chiedevano firmi per un 3-3, ti dico firmo subito, quindi va benissimo così e ci giochiamo questa semifinale. E niente, tutti quanti hanno fatto una gran partita e Onana, quando è stato chiamato in causa, purtroppo erano sempre tiri quasi del tutto imparabili, forse l'ultimo gol ha un po' di colpa, ma i primi due gol e il palo che ha preso Neres ci poteva fare ben poco, quindi tutti i tiri abbastanza difficili da prendere. E sulla parata invece di punizione fa una bellissima parata lì, quindi molto importante perché mi pare stavamo ancora 0-0, non mi ricordo se avevamo appena fatto 1-0. Comunque, ottimo Onana. Anche la difesa ha retto bene, quello che mi è piaciuto un po' di meno oggi è Darmian, stranamente, l'ho visto un po' spento, un po' disattento in alcune situazioni, però ci sta, ci sta. L'altra parte della difesa ha funzionato, Bastoni ha retto bene botta, pure Acerbi non si è distratto, quindi sono contento. Poi Dumfries, oggi un nuovo Dumfries, frizzante, comunque offensivamente ha dato un gran contributo, c'era di testa e questo cambia, come abbiamo ben visto, e Di Marco anche, oggi c'era il Di Marco di inizio stagione, che l'abbiamo rivisto, oggi due assist fa, è veramente qualcosa di incredibile. Fa una gran partita, uno dei migliori in campo sicuramente. E anche come Barella. Barella oggi fa un gran gol sull'1-0 e anche fa una gran partita di centrocampo che dà una grande mano. Anche Mkhitaryan uguale. Fa tutto il campo e è veramente molto, molto importante la prestazione. E Brozo anche comunque ha fatto una partita da sufficienza, la sua partita, però era più di controllo oggi, quindi ha fatto quello che doveva fare. Dzeko oggi mi è piaciuto tanto, si dettava i movimenti, cercava le incursioni e tutto, quindi un Dzeko ritrovato, diciamo così, pure di testa, perché comunque si vedeva in questo non c'era solamente fisico nelle ultime giornate che gli mancava, ma anche di testa un po' aveva staccato la spina. E Lautaro finalmente ritorna al gol perché oggi se lo meritava, oggi se lo meritava tanto e sono convinto del fatto che se in campionato capitavano quelle occasioni a un metro dalla porta a Lautaro invece che a Lukaku,
probabilmente le buttava dentro, perché magari Lukaku oggi quel tiro di Lautaro lo sparava sulla traversa. E niente, un gran Lautaro, un gol e un assist e tante giocate importanti, ma in mezzo al campo lo sappiamo, solo che anche in area si è fatto vedere oggi. Quindi è stato, forse l'abbiamo ritrovato, speriamo, pure in campionato, vediamo, vediamo. E niente, subentrati Lukaku e Correa, siamo riusciti a far segnare Correa, quindi qualcosa incredibile, fa capire la serata speciale che c'è stata. Lukaku anche si è entrato bene come Chala. E diciamo poi, Gosens e D'Ambrosio, le sostituzioni sono andate scemando perché ovviamente la partita era già ampiamente in controllo. E fino diciamo al 60esimo si è giocato, poi da quel momento in poi anche no, perché alla fine l'Inter è stata in controllo tutto il primo tempo. C'è stata quella flessione a fine primo tempo, inizio secondo tempo, che è arrivato il pareggio del Benfica, un po' inaspettato, e poi quel primo quarto d'ora, 20 minuti, un po' così, che non ha fatto niente di che il Benfica, ma stavano nella nostra metà campo, quindi cercavano un modo per trovare un'occasione, e alla fine siamo riusciti a fare noi il 2-1, quindi alla grande così, perfetto. E niente, quindi sono veramente felice. Adesso tocca recuperare energie per il campionato, perché ragazzi non possiamo continuare così, spero lo sappiamo. Mi dà quasi fastidio che abbia giocato così bene oggi, perché cioè, mi dà ancora più ragione il fatto che l'Inter è una squadra che può ambire non solo al quarto posto, ma anche a molto di più, a molto di più, è una squadra che può giocare veramente tanto. E niente, poi penseremo all'Euroderby che verrà, che sarà sicuramente un qualcosa che dimenticheremo difficilmente, o in negativo o in positivo, vedremo. E niente, quindi un saluto da Winterfest, sono veramente contento, riprendiamo la marcia in campionato e sempre Forza Inter.